siamo nel Podere Mille Pioppi, un bene che si trova all'interno del Parco Regionale dello Stirone del Piacenziano. Questo podere è stato confiscato alla mafia grazie alla legge 109 del 1996, che consiste nel riutilizzo dei beni confiscati alla mafia per fini sociali. In questo momento si stanno svolgendo dei lavori che serviranno in seguito per ospitare un polo museale. Le attività che già sono presenti in questo bene sono il CRAS, che è il Centro Recupero Animali Selvatici, e degli uffici, che sono adibiti all'uso di alcune start-up del territorio, ed è in costruzione anche un giardino delle farfalle che serve per tutelare la biodiversità del parco fluviale dello Stirone e del Piacenziano. Perché realizzare un giardino delle farfalle? Noi stiamo realizzando un giardino per le farfalle in quanto loro hanno bisogno di un ambiente in cui nutrirsi e riprodursi. Gli ambienti in cui vivono di solito sono ad esempio le praterie o le radure e sono degli ambienti sempre più rarefatti. Quindi c'era bisogno della realizzazione di questo giardino per dar loro un luogo in cui riprodursi, nutrirsi e vivere. Questo giardino pensiamo che verrà utilizzato da alcune specie di farfalle come il macaone o il podalirio, che troveranno qui tutto ciò di cui hanno bisogno per la loro sopravvivenza. In questo momento possiamo vedere alcuni ragazzi della nostra classe che stanno lavorando per la realizzazione del giardino delle farfalle. Loro sono un gruppo che si occupa della pulizia e dell'ordine di questo giardino. Un altro gruppo invece si occupa della realizzazione grafica, ovvero devono creare un logo che rappresenti il giardino delle farfalle e la cartellonistica per i parchi, oltre che ad alcuni gadget come quaderni o segnalibri. L'ultimo gruppo invece si occupa della realizzazione di questo videoclip e di alcuni spot che servono per rappresentare il podere e ciò che viene realizzato al suo interno. La nostra classe ha scelto l'indirizzo gestione dell'ambiente e del territorio, che ha come scopo quello di orientare i ragazzi ad approfondire le problematiche della conservazione, della tutela del patrimonio ambientale e delle produzioni agricole sostenibili. Questo si lega al nostro progetto perché grazie alla collaborazione con l'Associazione Libera e con i Parchi del Ducato stiamo ridando vita ad un patrimonio ambientale.